E il messaggio che io sono venuto a portarvi stasera, che introduce questa campagna, noi dobbiamo renderci conto che non siamo esseri umani, non siamo ricchi finché non siamo handicappati e finché non siamo uniti l'uno all'altro. E uniti l'uno all'altro indipendentemente non solo tra di noi, ma anche con la terra. Noi non siamo nulla senza la terra, siamo stati creati da un pugno di terra. Siamo polvere, noi siamo un tutt'uno con la terra. E il nostro materiale biologico si adatta continuamente perché nel bene il nostro rapporto con l'ambiente è legato alle mutazioni. Sono le mutazioni che hanno permesso che io adesso emetto rumore e voi con l'intelligenza capite che quel rumore è una parola. Sono state mutazioni che ci hanno fatto diventare intelligenti. Sono le mutazioni positive che ci hanno permesso di dominare questo mondo che noi adesso abbiamo ferito e che per superbia abbiamo pensato di farcene a meno. La natura non ha bisogno di noi. Siamo noi che abbiamo bisogno di lei. Noi senza il rispetto della natura abbiamo mutazioni che non sono utili. E io vi racconto la mia esperienza perché io adesso nel tempo appunto preferisco, come mi hanno insegnato, la metafora, il racconto. Più che mettervi a raccontare di cifre, di dati, se vi racconto quello che io ho visto forse comprendete meglio il messaggio che io do nell'introduzione. Mi hanno chiamato e sono sempre onoratissimo quando sono chiamato non da società scientifiche ma da società civili come la vostra. Sono stato chiamato a tenere una conferenza sul problema ambientale nella casa sequestrata agli Schiavone a Casale di Principe, attualmente data in uso ad una onlus che si chiama La Voce del Silenzio, che cura i bambini autistici della provincia di Caserta. Io vi ho raccontato di mia mamma, i problemi a casa mia non sono nati con la malattia di mamma, che poi io dico comunque era anziana, problemi a casa mia con tanti anche dubbi, e nascono i dubbi, voi lo sapete bene, su come si stava, qual era la famiglia la causa del problema, sono nati quando mia sorella ha sposato un collega casertano, la prima figlia normale oggi sta laureando in farmacia, la seconda bambina autistica. Abbiamo, mia mamma e mio padre hanno dato a mia sorella tutto ciò che poteva come soldi, vai dovunque, e tutti a cercare la genetica di questi due. È la famiglia nostra, è la famiglia loro. Io posso soltanto dire che quando ho cominciato a capire che se io avveleno il terreno con i metalli pesanti dell'industria pesante d'Italia, e l'industria d'Italia produce 130 milioni di tonnellate l'anno di rifiuti industriali, almeno dai 5 ai 9 altamente tossici con metalli pesanti. Di queste 5-9 milioni di tonnellate di rifiuti particolarmente tossici, noi ne perdiamo le tracce almeno di un terzo. E la magistratura ha identificato in non meno di 13 milioni di tonnellate, 13 milioni di tonnellate, dei peggiori rifiuti tossici importati e messi nel nostro terreno, il terreno più fertile d'Europa, per ignoranza innanzitutto. Sentì la giudice Libera raccontare che aveva sentito questa intercettazione dove il camorrista che sversava nel proprio terreno diceva alla moglie: ti farò dormire su un materasso pieno d'oro. A proposito, stasera faccio una bella insalata di pomodoro con i pomodori che ho appena colto dal campo. Domanda, quale tipo di letto stava facendo la moglie quel camorrista? E il problema maggiore qual è? Non l'abbiamo visto, non l'abbiamo compreso e hanno mancato i medici, anche tutti i professionisti, a non spiegare ai magistrati, ma innanzitutto ai camorristi, a quel popolo ignorante, che il denaro non si mangia, mentre invece i pomodori sì. Noi hanno preso quelle terre le più fertili da sempre, da 3.000 anni, quelle terre che sono state l'oggetto, il granaio di Roma. Annibale è venuto qua non perché c'erano le belle donne, ma perché tentò di prendere Roma per fame, togliendogli il grano della campagna,
come quella attuale, potevano vivere di pomodorini senza fottersene di avere titoli o proprietà. Noi oggi abbiamo avvelenato quelle terre a un punto tale che noi abbiamo dovuto registrare in maniera ufficiale che nel territorio di Casal di Principe e dintorni, quando io mi sono laureato, un bambino autistico nasceva uno ogni 2500 nati. Oggi stanno tra Casal di Principe e territorio a un bambino ogni 250. E chi ci vuole credere che è un problema genetico? E in quella casa sequestrata, un professore di Casal di Principe che è presidente della OMS, i bambini autistici, i figli autistici, non ne ha uno, ne ha due. E noi sappiamo bene che in molti casi una condanna a vita è molto peggio di una condanna a morte. Quello che vi voglio raccontare però non è questo, è che io in quella casa ho visto una cosa incredibile. Dove giocavano quei bambini al primo piano? Era una bellissima stanza, grande, era il salone della casa, e i bambini per terra sembravano stare nell'acqua. Perché per terra io ho visto una cosa unica che non avevo mai visto. Un pavimento azzurro, venato, bianco, sembrava pulitissimo, lucidissimo, l'avevano appena lucidato per il convegno, sembrava che i bambini stessero nell'acqua giocando. Quando voi andate in un bellissimo posto di mare, dove c'è l'acqua sottile, non profonda, dove sotto c'è il sasso. Io rimasi proprio, era spettacolare, sto cercando di ristrutturare proprio la casa di mamma, e io rimasi, non pensavo, sono certamente, sembrava marmo, ma sicuramente pensavo fosse marmo artificiale, era qualcosa di spettacolare. E quei bambini sembravano giocare nell'acqua. Mi colpì molto questo, e pensai, certamente fosse, non l'avevo mai visto, fosse qualcosa di artificiale. Quando ho ristrutturato casa sono andato dal marmista, sono andato al negozio dei marmi, e tra i campioni che ho visto del nostro territorio, ce ne sono meravigliosi, a un certo punto in un angolo io ho visto quell'azzurro mare venato di bianco. Ho detto certamente artificiale, o dite, mi dite che cos'è, no, ho detto che artificiale. Questo è un rarissimo marmo brasiliano delle fonti della famosa cascata dell'Iguazú, se volete ve lo diamo, ma vi avvisiamo che costa 11.000 euro al metro quadro. Allora, in una casa normale, in un territorio normale, in un vicolo dove sta comunque una casa normale, che ha l'atrio fatto da corte per agricola, solo che non è più di legno ma è blindata in ferro, io vedo una casa normale di un territorio normale della mia terra, normale di contadini, e devo pensare che per ignoranza, per cattiveria, si è preferito per spregio, per spreco, pensare di mettere un marmo sì meraviglioso di 11.000 euro al metro quadro, non capendo quanta meraviglia c'è nel terreno, all'interno del proprio terreno nel quale loro hanno versato, e stanno lì interi camion a casa loro di rifiuti tossici, e quei bambini che sono figli loro adesso giocano su un meraviglioso pavimento che sembra acqua. Avrebbero potuto giocare nel cortile, ma avrebbero potuto giocare da bambini normali. Questo è quello che vi posso raccontare, e non voglio andare oltre, perché c'è una cosa che noi dobbiamo comprendere: siamo la terra più bella del mondo, siamo un popolo eccezionale, però dobbiamo studiare, educare e riprenderci, e vedere in periodi di crisi come questo. Noi siamo un periodo di crisi, ma il periodo di crisi hanno tolto tutti i soldi all'assistenza ai disabili, perché dobbiamo spendere per curare. Ebbene, vi sia chiaro che anche nella cura noi potremmo fare i soldi e recuperare i soldi con i farmaci, a cominciare dai farmaci generici e dalle droghe, per recuperare quelle risorse economiche affinché l'assistenza alla disabilità, che non ci fa deboli ma ci fa più forti, perché è l'unico modo, quando noi non siamo soli, di capire che significa veramente essere uomo. Nessuno di noi è un uomo
o un essere umano finché non si rende conto che non è nulla se non è insieme agli altri. E solo in un momento tu ti rendi conto di quando sei uomo, di quando hai bisogno, di quando stai male, e nessuno di noi, ognuno di noi si sente felice, io per primo, non quando ho fatto i soldi con la mia professione, ma quando godo della stima di persone che mi chiamano per raccontare anche un episodio del genere, perché mi fa sentire utile. Mi consente di dire alle nostre forze dell'ordine, ai nostri magistrati, voi non siete soli, sono soli, perché io come medico non sono andato là a spiegare, perché voi come cittadini vi siete fatti i fatti vostri, perché la stessa Chiesa ha taciuto anche troppo. Noi non possiamo rimanere soli né possiamo lasciare soli gli stessi camorristi. Dobbiamo avere il coraggio non di andare a offenderli, ma di andare a spiegargli perché un camorrista non è un camorrista finché non ha studiato. E se studiasse si renderebbe conto che, come dicono la famosa profezia biblica, quando l'ultimo albero sarà reciso, quando l'ultimo fiore sarà reciso, quando l'ultimo pezzo di fiume sarà inquinato, allora lo capisci che quel pezzo di marmo e quel fiore e quel denaro non si mangia. Lo capisci o no? E che quei pomodorini invece, se tu te li lasciavi così, te li mangiavi e te li dividevi, te li condividevi non solo con tua moglie ma anche con i tuoi paesani. Io adesso passo la parola, forse magari mi sono anche lasciato andare, però io sono contento di lasciarvi questo messaggio. Noi abbiamo necessità di governo del territorio, perché il primo punto per recuperare risorse è impedire che si continui. Noi stiamo registrando un eccesso di patologie croniche degenerative. Avere un eccesso di persone con handicap significa avere un eccesso di pesi che noi non possiamo reggere tra di noi e con le nostre tasse. Quindi dobbiamo intervenire pesantemente nel controllo del territorio per ridurre il numero dei casi, che non ce n'erano tanti e non ce ne devono essere tanti. Abbiamo un parametro drammatico che nessuno nega più. Mi hanno chiamato pazzo per 10 anni quando io lo urlavo. Qualunque bambino nasce oggi in Italia sano sa di avere l'aspettativa di vita più bassa di qualunque altro bambino che nasce oggi in Italia. Io voglio che quel bambino torni serenamente a giocare nel cortile alla pari di tutti gli altri bambini d'Italia. Lo possiamo fare. Grazie a tutti.